abbiamo riscontrato veramente da parte dei clienti che hanno partecipato un grande interesse ad approfondire, a capire e a mettere in pratica quello che sono i consigli che Gruppo Eurosystem è sicuramente in grado di dare a grandi livelli, con grandi competenze. Partecipare a questo tour è stata un'importante opportunità per Cybero, partecipare dall'inizio di questo tour, condividere con clienti, con partner, quelle che sono le visioni sul mondo della cyber security. Per noi, come Cybero, è importante l'awareness. Il tema della cyber security è fondamentale, non è solo un'esigenza dell'IT, ma è una necessità delle aziende per garantire la continuità del loro business. Prevenire attacchi, fare in modo che minacce non diventino incidenti bloccanti di sicurezza. Sono sceso oggi in giornata da Londra per presenziare all'ultima tappa di questo splendido tour di Eurosystem sulla sensibilizzazione alla cyber security. Devo dire, è un progetto molto importante in cui noi di Proofpoint crediamo molto, in parte per una questione proprio di dati. Oggi Nicola Bosello ha condiviso i dati anche del Clusit, quindi insomma la massima autorità in merito. Fagioli è a capo, il presidente di Clusit è a capo dell'osservatorio IT del Politecnico di Milano, quindi fonte autorevole. I dati ci dicono che è un trend, quello delle minacce cyber, sempre in crescita, quindi è fondamentale che ci sia una sensibilizzazione, proprio perché alla fine la prima e l'ultima barriera di difesa contro le minacce siamo proprio noi, è la nostra consapevolezza. Possiamo avere le strutture più sofisticate del mondo, ma se noi non riconosciamo queste minacce siamo comunque esposti. E in merito a ciò ci tengo a fare una considerazione, proprio perché sono questo tipo di esigenze, anche questo tipo di iniziative, come quelle di Eurosystem, che è durata tutta un anno, sei tappe del tour, che permette al nostro paese di stare al passo coi tempi. E stare al passo coi tempi della cyber security, ma anche della digitalizzazione, e non fare il fanalino di coda dell'Europa come su altri temi, ma essere sempre invece in pole position. Quindi grazie.